Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Platone e l'ebraismo. Questo video, questo filmato, si basa su un interessantissimo articolo inviatomi dall'amico blogger Gemini060606. È un articolo scritto da Yaakov Levi ed è il Topos del Sapere. È un articolo molto, molto denso, molto, 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 molto interessante. Molto interessante. Yaakov Levi, uno psicoanalista ebraico di matrice freudiana, è uno psicoanalista, Yaakov Levi, che diversamente da Sigmund Freud, che pure è il suo maestro, preferisce diciamo, lo studio del Vecchio Testamento allo studio della mitologia greca. Freud non si capisce perché, benché non si capisce il perché, benché egli fosse pure un ebreo e potesse attingere al Vecchio Testamento per la sua costruzione psicoanalitica, invece egli Freud preferì attingere al grande bacino della mitologia greca, perché il complesso di Edipo si rifà al mito di Edipo. Diciamo così, il narcisismo si rifà al mito di Narciso, ma si può dire che tutti questi complessi hanno dei nomi che si rifanno alla mitologia greca. E invece Jacob Levi, mi pare pure ha ragione, tra l'altro, privilegia il bacino mitologico del Vecchio Testamento, dove ci sono cose ancora più interessanti che non nella mitologia greco-romana. Va bene, ma vediamo un pochettino. È un articolo così denso, così denso, così interessante, così ricco di notizie, di folgorazioni, che dovrò affrontarlo in più video. Qua mi limito soltanto alla prima parte dell'articolo e il video è intitolato Platone e l'ebraismo perché vediamo un po' i collegamenti. Voi sapete bene, vero? Sapete bene, cari amici, che io sono il fautore della ipotesi matriarcale di cui ho parlato in questo romanzo La stirpe del serpente e sono anche fautore dell'ipotesi che il successivo patriarcato sia nato come folgorazione in Egitto ai tempi di Akhenaton, 1360 avanti Cristo. Poi è stato spazzato via il monoteismo patriarcale, spazzato via dai sacerdoti delle grandi madri e Mosè ha portato il monoteismo patriarcale e tutte le leggi del patriarcato le ha portate nella terra di Canaan, diciamo in Israele, dove lì è prosperata la pianta del monoteismo patriarcale, dello stesso patriarcato, e con Mosè siamo a 1350 avanti Cristo. Ricordiamoci che Salomone, il Tempio di Salomone, siamo nel X secolo avanti Cristo, cioè tra il 1000 e il 900 avanti Cristo. Con Platone siamo tra il 400 e il 300 avanti Cristo, quindi certamente Platone, perché tra l'altro viveva in epoca patriarcale, anche se non monoteistica patriarcale, anche se politeistica, però era un politeismo dominato dal padre, perché Giove era un maschio, era un uomo Giove, va bene? Il capo degli dei. Allora, e Platone ha respirato quest'aria, questa atmosfera. Certamente Platone non ignorava l'esistenza di Yahweh. E voi sapete bene, l'avete studiato sui testi di scuola media superiore, ma se non l'avete studiato ve lo dico io, che Platone è l'inventore dell'anima. L'ha inventata l'anima, l'anima è stata inventata da Platone. Cioè, Platone è colui che l'ha meglio configurata l'anima, perché della immortalità, della nostra immortalità, si parlava da tempo immemorabile. E Platone è quello che l'ha meglio teorizzata. Sapete il famoso mito della caverna? Secondo Platone, noi conosciamo non in quanto impariamo dall'esterno, ma in quanto tiriamo fuori dall'interno quello che già abbiamo imparato in una vita precedente, cioè il famoso mito della caverna. Noi il sapere innato, questo è il sapere innato, cioè è l'innatismo.
È chiaro, se abbiamo l'anima, abbiamo un'anima, un'anima che è scesa giù nel corpo, il corpo viene considerato come prigione dell'anima, e l'anima dentro il corpo si deve dibattere per liberarsi da questa fanghiglia, e la mente, l'anima deve cercare di recuperare quello che aveva già imparato, l'apprendere per Platone e cercare di ricordare quello che già si sapeva. Le esperienze esterne non contano niente. E quindi in un dibattito tra darwinisti e lamarckiani, stranamente Platone si verrebbe a trovare dalla parte dei darwinisti, degli innatisti, dei genetisti, cioè è già tutto fissato, al momento della nascita è già tutto fissato, l'esperienza esterna non vale niente. E d'altra parte è interessante notare che la tradizione ebraica, scrive Yaakov Levi, la tradizione ebraica dice che Dio diede a Mosè sul monte Sinai, nei 40 giorni della sua permanenza, non solo la legge scritta, ma anche tutta quella orale. E il Talmud, i responsa, eccetera, 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 eccetera. Quindi anche per l'ebraismo che precede il platonismo, anche per l'ebraismo, in un certo senso la conoscenza è innata. Tutto quello che noi abbiamo lo abbiamo ricevuto da Dio. Non potrebbero mai gli ebrei dire quello che dirà poi Kant: il cielo stellato sopra di me è la legge morale dentro di me. Che la legge morale, gli ebrei l'hanno ricevuta da Yahweh. In un certo senso c'è un'analogia, un parallelismo tra l'ebraismo e Platone. E siamo arrivati al punto del distacco fra il cielo e la terra, il dualismo, il terribile dualismo che ci porta a dare più importanza al mondo che non c'è, che non al mondo che c'è. Siamo condannati proprio, ci hanno fatto l'imprinting. Dobbiamo dare più importanza all'aldilà che non all'aldiquà, anche se dell'aldilà non c'è certezza, ovviamente, c'è solo la speranza dell'aldilà. E quindi non a caso si parla, per quello che riguarda l'Europa, le radici dell'Europa, non a caso si fa riferimento alle nostre tradizioni giudaico, platonico, cristiane, non a caso, perché il filo conduttore è sì, conoscono bene la storia coloro che hanno voluto che venisse inserita, non so se poi è stata o non è stata inserita questa locuzione, le radici giudaico, platonico o cristiane dell'Europa, le lontane, e certamente il filo conduttore è quello, mondo ebraico costruisce il patriarcato si diffonde un po' in tutto il mondo. Cioè, in pratica gli ebrei conquistano il mondo con la loro ideologia patriarcale, senza le armi, senza le armi. E in Platone abbiamo l'esaltazione filosofica dell'ebraismo, che continua poi con il cristianesimo, il dualismo continua con il cristianesimo. Per cui oggi noi siamo ancora, noi oggi non solo nel mondo occidentale, ma anche nel mondo islamico, siamo in queste condizioni di dare più importanza al fantasma, a un fantasma, cioè all'aldilà, che non alla realtà, all'aldiquà. Per cui chiudiamo gli occhi se nell'aldiquà avvengono tante nefandezze, tanto tutte queste nefandezze non ci sono nell'aldilà, di cui non c'è certezza. Va bene, cari amici, io vi ringrazio tanto, ringrazio l'amico Gemini 060606, dovrò tornare su questo meraviglioso articolo. E vi ringrazio di Yaakov Levi, vi ringrazio tutti, vi saluto tutti e a tutti tanti saluti da Serafino Massoni.